Si riparte da dove avevamo lasciato, viaggio in Liguria a Sergio Rossi, in una tappa che avevamo già percorso ormai due anni fa, ma che è la porta per raccontare un paese di tiglieto ma anche urbe che ancora non avevamo raccontato e sarà una puntata scoppiettante. E certo, tanto io guardi, mi stavo concentrando per capire se potevo rubargli il mestiere, ma sarà difficile. Siamo partiti di qui dove già eravamo stati, per eh, portare via ancora ulteriori segreti al padrone di casa di questa prima casa anni 96. Per chi ci ospita in eh, questo avvio di trasmissione. Chi non lo ricordasse, qual è il suo nome? Abbondanza Luciano. Luciana Abbondanza. Per prima cosa, ancora prima di parlare dei cestini, parliamo di come si arriva a Sergio Rossi a 96 anni. Eh, ci arriva con la fortuna, prima cosa eh, di campare di più che gli altri e, e poi ci vuole una forza di volontà di vivere. Anche cosa intende? Ma intendo che a volte io mi sento giù di morale, però eh, cerco di come dire. Di andare avanti. Di andare avanti, ma lei nella vita che lavoro ha fatto? Di tutto, guardi. Io ho fatto di tutto. Ho fatto il contadino, ho fatto il muratore, ho fatto carpenteria in legno che veniva a Sesti a lavorare a Genova. E poi ho aperto una cava che è stata la mia distruzione. La cava che mi ha portato la silicosi che ho preso dalla pietra che lavoravo e quindi... Però oggi è qui a 96 anni a raccontare ah, tutto Qui ci sono ancora quindi bene o male Sergio Rossi. noi torniamo qui perché insomma nella menta abbiamo ancora i lavori che stiamo vedendo con Massimo Fornasiera del signor Luciano è vero? Certo sì è perché lui oggi ci fa vedere i cestini ma come avevamo visto quella volta là è abilissimo nella nella lavorazione del legno solo che si lamenta perché dice che la testa e le mani vanno a due velocità diverse adesso la testa va veloce ma le mani hanno qualche difficoltà prima di parlare dei cestini voglio ancora chiedergli visto che noi parliamo spesso di cucina di gastronomia eh, di piatti qual è il segreto per arrivare a 96 anni cosa bisogna mangiare roba no. genuina G roba genuina Fatta in casa, intende? Eh, fatta in casa, e presa dall'orto, costruita da noi, fatta venire da noi. E chi l'orto non ce l'ha? Ah, io ce l'ho l'orto, ecco. Eh, è... eh, pazienza, però deve cercare della roba più genuina possibile. Bene, Sergio Rossi, intanto, qui cosa stiamo vedendo? Eh, stiamo vedendo un cestino, che non so se sia poi un cestino da funghi. Cos'è? Esattamente. Allora, intanto... è un cestino da funghi. Intanto ricorderanno i telespettatori di ogni settimana di Viaggio in Liguria che qualche settimana fa eravamo andati in Valle Scrivia per quei corsi confezionati dai volontari dell'Uni3 della Valle Scrivia. Oggi è una cosa un po' diversa, intanto di che legno parliamo qui? Qui parliamo di castagno, un po' di vimini a volte dove servono ci si mette anche i vimini, però io lavoro il castagno. A questo lavoro qui sa farlo ancora qualcuno? No, nessuno. Sono l'unico. Vengono da, re, da, 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 da tutte le parti, vengono perché mi hanno visto per televisione allora vengono qua a cercarmi e mi fanno venire matto con i cestini. Perché? Eh, perché non c'è più nessuno che li fa? No, dico perché diventa matto lei ah. perché le fanno delle richieste eh, strane. Matto perché sono lavori che non si guadagna niente, <ride> il guai a quello. Allora, Sergio Rossi, i non li vogliono fare perché non guadagnano niente. Luciano, parte da una prospettiva di 96 anni di dare tante cose per scontate perché lui ha la sapienza. Qui, ma cosa dobbiamo raccontare a chi guarda? La prima cosa che si vede è che questi. Cestini che fa lui hanno una forma completamente diversa dalla nostra. I nostri sono simmetrici qui, cioè hanno tutte e, due le, tutte e due le pareti laterali leggermente aperte. Questo invece ha una parete laterale molto aperta e una invece che è quella più vicino al corpo, più dritta, più verticale. Esattamente. Da dove si inizia? Qual è la prima cosa da fare? La prima cosa da fare è va nel bosco a tagliare. Quando? È luna buona. Sarebbe? Luna, luna calante. Mm. Ma che mese tagli si taglia? Tagliare questi, questi castagni. Di che mese? Qualunque mese va bene, mm. non ha importanza sì. il mese. Poi si viene a casa? Si viene a casa, allora si, si spaccano, si, ci si toglie la corteccia, poi si col marazzo. Si leva quello che, che, non, che, non, che deve andare via, poi si pialano e si mettono a bagno. Quanto? Eh, bisogna che stia due o tre giorni a bagno, così l'acqua li morbidisce e si possono piegare, perché dunque non si possono piegare. E poi si inizia da che parte? E ci si fa il fondo, la prima cosa è fare il fondo, poi si piegano e via poi cittesco, no? così e per chi lo sa fare è tutto semplice dice Rossi tutto facile eh, questo sì. <ride> e quelli lì davanti que quelli lì eh, quelli lì li spello mm. quando allora ma lei quanto impiega a fare un cestino come eh, quello lì davanti ma guarda io il tempo non lo conto non lo dirà a 96 anni eh, eh, faccio quello che faccio Sono io il proprietario del tempo per carità no, Però questo, tempo non questo non è castagno no, questo no, questo è castagno eh, questo che cos'è? questo è vimini ma raccolto da lei nel fiume Sì, dove... ce l'abbiamo qua eh. le mettiamo noi eh. e lei da dove ha imparato eh. a fare i cestini? io ho imparato prendendo un cestino Prima da bambino avevo visto eh, da un vecchio che faceva qualcosa ma non è che li faceva tanto bene e mi sono un po' curiosito e quando sono stato, che sono andato in pensione dico provo un po' a fare un cestino, ne ho preso uno fatto da un signore e ho copiato come si fa, perché se io vedo una cosa eh, riesco poi a farla. Una gran bella dote. Sergio Rossi, cosa dobbiamo dire rispetto a quelle immagini di Busalla? Questo, questo fil di ferro serve per tenerlo in forma. Come... Per tenerlo in forma. Sì. Quindi per dargli quella piega giusta. C'è la piega perché è logico, bisogna che sia un po' legato perché... Quando si tesce eh, eh, si diforma, e, e io per tenerlo in forma lo leggo. E, inve e invece il manico come fa? E il manico viene fatto poi qui, bene? Ah, ecco, piega questo. fatto così, vedi? Capito. Ci viene fatto il manico così, vedi? Intrecciato. da una parte, l'altro dall dall'altra. Queste qui li lascio lunghe apposta per farci il manico. Come quello là. Vedi? Due e, due, e poi ne faccio uno qua, manico, piccolo. uno qua, piccolo, per metterci una cinghia da, da portare sulle spalle andando girando per i, per i boschi. 96 anni, Luciano, a che ora si alza al mattino? Ma a te non mi alzo abbastanza presto. Io mi sono sempre alzato presto. Adesso. Cosa intende per presto? Oh, eh, eh, presto quando viene, prima che venga chiaro. L'alba, quindi di questa stagione? Eh, questa stagione, quando viene l'alba, eh, bisogna alzarsi, no? Ma si, che si fa a letto. Senta, lì dietro a quella telecamera ci sono dei ragazzi, cosa direbbe ai giovani di oggi? Ma guarda, io ai ragazzi le voglio bene a tutti, a tutti i ragazzi del mondo. Però non ci vedo un granché dei ragazzi. Dice? No, non ci vedo un granché. Ci sono dei ragazzi bravi, tutto, ma non hanno voglia di lavorare. Io ci vedo quella cosa lì. Dico, lo dico col cuore. Non mi sembrano che abbiano tanta voglia di lavorare, perché lavorare è fatica. Intende il lavoro manuale, perché poi ci sono altri la tipi di lavoro manuale, logico. Solo il resto sono bravissimi, eh. Però, Dio, se andiamo sui computer, quella roba lì, sono più che, che bravi. Ma chiuda lei, Rossi. Scusi, ma mi dice una cosa. Ma secondo lei, la voglia viene anche dalla necessità o no? Sì. Questo sì. Questo sì. Perché io... A nove anni avevo dodici bestie nella stalla da cudire, questo lo dico forte, nove anni. Un bambino di nove anni adesso come viene trattato? Con delle mucche nella stalla. Per amor di Dio. Luciano, ce ne stiamo per andare, era doveroso aprire così da Tiglietto. Sognare si sogna tutta la vita, dai 9 anni dei bambini ai 96. Qual è il suo sogno oggi? Ma il mio sogno, vedi, è di campare ancora un po'. Eh? Di non soffrire per morire. E basta, tutto qui e ovviamente di insegnare a qualcuno che non siano questi due l'arte del cestino ma guardi c'è venuto qualche ragazzo a vedere il... che ci insegna a fare qualcosa però eh, Luciano grazie dopo, dopo un po' mi hanno detto picche andiamo Rossi Andiamo. Abbiamo preso cappotto su ogni fronte. Non c'era dubbio <ride> con questo signore qui. Dopo parliamo di api. Arriviamo. viaggio a Tiglieto e dintorni, Sergio Rossi, ci ha portato in un vero e proprio paradiso. Ancora prima di parlare di miele, come vedete, di api, una parola va spesa per il contorno e il contesto. Sì, io ho chiesto a questo signore se la mattina accende i grilli e poi gli spenga la sera, perché siamo arrivati qui e nel silenzio si sentiva il ronzio delle sue api e si sentono tuttora i grilli, ma non so, sono grilli amplificati perché fanno un rumore fortissimo. Ma soprattutto, lei ha detto, pare di essere in Tirolo. Sì, sembra di essere in alto Adige, tutto curato molto bene, tenuto ordinatissimo. E dunque, per prima cosa, complimenti al padrone di casa Grazie. che si chiama. Grazie, sono Cesare. Cesare, di fatto. È un autoctono da più generazioni in questo paese di Tiglieto. Da qualche stagione si è innamorato di quello che vediamo su questo tavolo e di quello che vediamo alle nostre spalle, le casette delle api. Ne ha fatto un progetto di vita e anche un progetto didattico, rivolto ai giovani e non soltanto. Da dove si parte, Sergio Rossi? Eh, si parte proprio da quello. Eh, dalla, secondo me, io da quel poco che ho capito, da un'altra follia che è la follia dell'innamoramento delle api, cioè o ciocchi o, o. perché c'è un problema fondamentale: che le api sono una società evoluta, non è che te puoi, cioè non è come dire entro in una società evoluta, un po' così, o la capisci o stai fuori. Non è da tutti riuscire a fare l'apicoltore oggi, soprattutto con i cambiamenti climatici e la delicatezza delle api che sono attaccate da vari parassiti. E allora noi ci mettiamo nei panni dei bambini di 5 o di 6 anni perché non è che poi la nostra mente sia più veloce e scaltra di quella anzi loro sono più veloci di noi e allora eh, l'approccio deve essere quello come raccontiamo questo mondo a due del genere, a due bambini di 5 Benissimo, anni? Benissimo, io sono allenatissimo perché ovviamente vengono i gruppi del WWF a visitare quindi io faccio un gioco con i bambini, li, li raduno che sono circa 20 bambini e ognuno deve farmi una domanda quindi... E ovviamente la, il gioco della domanda-risposta in automatico c'è l'interesse da parte del bambino e quindi mi fanno tantissime domande. E la domanda più ovvia è: qual è? Mi fanno fare il miele e quindi e che, la risposta? che è abbastanza lunga perché tutti noi pensiamo che le, le api vadano a raccogliere il nettare e lo portano a casa o i magazzini lo in fanno il miele in queste, in queste celle, invece non è così. Prima di metterlo in quelle celle, le api di casa se lo passano di bocca in bocca in modo da far perdere. L'acqua la, diciamo, contenente quando raggiunge il 17-18% lo immagazzinano quando è denso in questo modo. Allora, eh. Sentiamo la domanda del bambino Sergio Rossi. La domanda del bambino Volpare è stata eh, come si fa a sapere quante api ci sono in una singola casetta? In quel caso sono sei le casette. Sì, ogni casetta nel massimo dello, dello sviluppo e della salute sono dalle 45, 50, 55 mila api. E quanto può produrre? Quindi il miele, quando è nella stagione fortunata, e ce ne sono pochissime ultimamente, ogni cassa può agevolmente produrre 50 kg di miele, più o meno 25 di acacia in questo, in questo territorio e altri 25 di castagno e tiglio. Come si fa a dire acacia e tiglio? Perché queste due piante? Beh, si sfrutta una caratteristica dell'ape che, quando c'è una fioritura prevalente, l'ape si disinteressa di tutti gli altri fiori le altre fioriture e va a pre predilige, per esempio, la caccia. Quindi, eh, visto che l'apicoltore lo sa, mette il melario prima della fioritura della caccia, la immagazzina a caccia. Quando smette la fioritura della caccia, lui toglie il miele e questa è a caccia al 100%. Sergio, si tocca a lei con il compito, ancora prima di descrivere quello che abbiamo davanti, di far capire davvero a tutti i bambini che ci guardano. Ma è, credo che un, le domande sarebbero infinite. Una, una curiosità mia è come si fa a non far arrabbiare le api, cioè è, è evidente che noi alle api gli stiamo portando via qualcosa di loro, perché non è che il miele ce lo fanno per lo noi, rubiamo, eh. ecco. sì, lo quindi è, è chiaro che il bravo allevatore di api eh, sia quello che sa prendere la Quando quantità prende, giusta esatto. senza mortificare il lavoro delle api. Devo dire che col nostro operatore si sono comprate assai bene, sono state estremamente gentili. Sì, ci sono alcuni eh, diciamo, movimenti che bisogna evitare, altri che invece bisogna fare. Quindi mai passare davanti al volo delle api, loro vanno avanti e indietro dalla loro porta di casa e quindi se si ostacola questo passaggio le api magari ci picchiano dentro e per paura ci pungono, quindi dobbiamo eh, diciamo andare sempre sul retro dove l'attività non ce n'è muoversi molto lentamente senza fare gesti inconsulti senza gridare, rumori eccetera qui ci eh. sono tre prodotti finiti, questo sì. per esempio questo è il miele di acacia che ho fatto l'anno scorso, non è perfettamente chiaro perché quell'ambratura è data dal ciliegio, quindi io non faccio esattamente, visto che non vendo il miele, faccio miele per la mia famiglia, non ho interesse a fare mieli perfetti, quindi lì c'è una caccia con un Quelle, po' di... Invece? invece? questo è castagno e tiglio. Il castagno è più scuro, il tiglio gli dà questa chiarezza e quindi rende il miele di castagno, che di solito è parecchio amaro, un po' più dolce. Questo è, è sempre... Ci ha spiegato però che castagno e tiglio perché? Perché siccome il tiglio fiorisce nello stesso periodo esatto. e siccome lui qua dietro ha sì. un albero di tiglio secolare... Sì che vuol dire, perché se hai un tiglio alto così fa eh, mille fiori, se hai un albero secolare fa 100.000. quindi sì, effettivamente sulla quantità... Riescono eh, a bottinare da tutte e due le piante, eh, no? Sì, sì, è sempre, sembra più scuro perché ce n'è di più, eh, esatto. ma è sempre acacia e, e ciliegio. Sì, mi sono divertito a far costruire dalle api un favo ovviamente totalmente costruito da loro, dove hanno immagazzinato il miele, e quindi si può gustare il miele direttamente da, dal favo, da, dalla aspetti, cera. Aspetti un, attimo, aspetti un attimo, aspetti, sì. perché non è proprio così facile, nel senso che lei dice mi sono divertito a far costruire dalle api un favo, sì. cioè questo vuol dire che se, po, se capisco è la riproduzione di quanto potrebbe succedere in natura se le api non fossero chiuse in una casetta perfettamente esatto. okay. in natura succede questo e poi accanto a noi Sergio Rossi un telarino una pietra che non si capisce bene a cosa serva questi accessori che in effetti è cera e, e poi sì, eh, altri questo, no questo è di nuovo una prova un esperimento che ho fatto l'anno scorso perché con questo particolare telaio si inducono le api a costruire anch'esso un favo come in natura, però questo è un favo pronto per una covata da maschio: cioè qui l'ape regina deporrà uova che diventeranno fuchi, cioè il maschio dell'ape operaia. Mentre invece questo è il classico telaino da melario dove l'apicultore lo, lo preleva. Per poi mettere in una centrifuga manuale per poter fare uscire. In questo miele. caso è ancora vuoto, rimane pieno e, solo lì. Esatto, io, qui c'è un esempio di come le api eh, immagazzinano il miele e poi lo chiudono con un opercolo di cera quando ha raggiunto ovviamente la, la densità voluta e la maturazione voluta. Questo è un miele che se nessuno lo tocca campa cent'anni. Densità e maturazione sì. che servono proprio per garantire la stabilità Perfetto, e quindi esatto. che rimanga. Conservabile? Assolutamente sì, cioè, possiamo fidarci ciecamente delle api quando il miele è in questa situazione. L'apicoltore, prelevandolo, ha un miele perfetto, maturato perfettamente e durerà per sempre. poi Si diceva della pietra, appunto, che pietra non è? Sì, questo lo devo a mio suocero perché. Eh, visto che in questa valle incontaminata ancora oggi, perché, eh, come ho detto prima, qui non c'è nessuna emissione, non ci sono industrie, non ci sono coltivazioni intensive, quindi abbiamo un'area perfettamente pura, dove le api eh, si trovano veramente a casa, e gli antichi eh, facevano bollire la cera e poi la usavano, ad esempio, per le pale della neve, cioè loro scorpagevano la cera sulle pale della neve per poter togliere la neve e non far attaccare alla pala la cera. Qui ci sono dei eh, segni di, di lesine, perché chi faceva le scarpe di cuoio usava questo panetto di cera per eh, lubrificare praticamente la lesina in modo che scorresse nel cuoio. E io l'ho trovato e, e questo è un cimelio che mi tengo ovviamente con, gelosamente. Ecco, ci, ci tengo, se posso permettermi, a questo discorso che passa sempre per essere banale. E della, della purezza dell'aria intorno. Perché intanto ne parlavamo prima, questo si sa che le api sono considerate dei marcatori ambientali, cioè le api le portano anche in posti inquinati per poi vedere nel miele, eccetera, ritrovare i metalli pesanti, gli idrocarburi, eccetera. Esatto. Ma questo significa anche che eh, il miele ha necessità per essere sano perché tanto lo farebbero lo stesso il miele, non è che non lo fanno, per essere sano di essere prodotto in zone così. Quindi bisogna che noi cerchiamo di, di capire quanto sia importante continuare ad avere dei posti dove l'ape la, può bottinare delle piante pulite in un ambiente pulito. Perché le mode come il miele fatto sui tetti di Parigi, Sinceramente, che se le coltivino quelli che sono abbellinati, perché a noi non ci interessano? Ecco. Però allora in questo contesto Sergio Rossi eh, mai fu più appropriata la domanda tipica di Viaggi in Liguria davanti a un apicoltore che non vende il miele. Ma secondo lei un chilo di miele buono, giusto, eh, ligure, pulito non può costare meno di? Ecco, questa è una domanda difficilissima e che devo rispondere in un modo molto duro, nel senso dovrei dire 50 euro, come quando mio papà diceva io le mie patate non le vendo perché se dovessi vendere le mie patate le vendo 10 euro al chilo, eh, ovviamente in commercio non è vendibile, però se dovessimo, eh, come dire, fare calcolare le ore che ci mette un apicoltore, l'impegno, la dedizione, la cura eh, per poter mantenere in vita le api e produrre il miele è un prezzo di, normale quindi io eh, voglio dire, ho tenuto le api perché quando ho aperto un libro di apicoltura mi, mi si è spalancata la bocca e ho ancora adesso spalancata quindi c'è questa follia di cui dicevi te e, e sono veramente folle innamorato folle tanto che voglio trasmettere questa mia follia a più tante persone possibili perché per esempio tra le cose che diceva il signore è quella che le api si industriano per proteggere la regina facendo per esempio ginnastica quando bisogna fare ginnastica piuttosto sì. che fargli caldo quando esatto, c'è freddo loro hanno una sorta di, una sorta di condizionamento che d'inverno vuol dire mantenere la regina non al di sotto dei 25 gradi anche quando fuori ci sono 15 gradi Ricordi, come fanno. ricordiamoci che le api sono animali a sangue freddo quindi loro praticamente si eh, fanno una palla come i pinguini nell'Antartide, e fanno le flessioni sul posto. Si, i, diciamo, I muscoli delle ali si, si contraggono avanti e indietro, in modo che loro, provocando calore, mantengono questa... E Poi, mentre... in, scusi se sì. sono interrotta, ma so che in condizioni particolari, però... Se ci sono condizioni particolari si, si tende a volte anche a proteggere un pochino gli sì, apiani, è vero. Io metto la copertina di lana tutti nel, nel, sotto, nel sottofavo, nel coprifavo, c'è uno spazio così che io metto la coperta di lana in modo che il calore che comunque loro producono rimanga lì e non si disperda. Dobbiamo chiudere scontato dire che abbiamo assaggiato l'ultimissima domanda tra le tante che eh, vengono in mente e chissà quanto ne avrete voi da casa, ma perché è così importante la regina? La regina è, eh, si chiama regina perché è la l'ape più importante di tutta la famiglia perché lei in questo momento proprio che siamo ad aprile lei depone 1500-2000 uova al giorno in ininterrottamente e l'ape in, in questo periodo fino a settembre vive 45 giorni quindi 50.000 api tra 50 giorni non ce n'è neanche più una di queste qua quindi c'è un ricambio eccezionale come dico io io vedo la vita degli esseri umani al velocizzatore cioè ci dà anche degli insegnamenti, io vedo queste api che continuano a essere operose, affannate, come se non morissero sì. mai, no? quindi anche se, quando tutte le loro sorelle, perché sono tutte sorelle figlie della stessa regina, muoiono in centinaia tutti i giorni, ma loro sembra che non se ne accorgano, continuano diritte per la loro strada, perché è la loro missione di continuare un po' come gli esseri umani, però tu lo vedi in un modo molto più veloce. Un grazie speciale per chi fa un lavoro così importante va anche nel vostro caso. Sì, io faccio parte dell'associazione d'Orba che riunisce tre comuni che sono Molare, Tiglieto e Urbe. Grazie a questa associazione di cui io faccio parte, abbiamo acquistato, quindi mi è stato donato l'arnia didattica che poi avete visto nelle immagini in modo che io possa far vedere a tutti i visitatori togliendo questi pannelli di legno tramite dei, i vetri si vede l'interno del, dell'alveare con il lavorio delle api Io quindi ringrazio questo l'Alta Val d'Orba è come dicevo prima un ter territorio incontaminato dove le api hanno trovato la loro casa e sia chiaro non è questione soltanto per bambini questa tuttanto. ma al contrario grazie davvero sono... dell'ospitalità e eh, del nostro re. viaggio continuo Ma glielo può anche dire all'operatore che non è che tutto, tutto, tutto deve essere ripreso? Uno può prendersi anche un gelato in santa Beh, pace. Non si può fermare a mangiare il gelato che è famoso. Ci siamo fermati, come vede lei mangia il gelato sottoscritto. Una pausa di due minuti tra un racconto e l'altro. Grazie a queste due signore, perché i vecchi del posto e noi andiamo sempre dietro ai vecchi del posto, dice, è buon, è", e in effetti è buono. Grazie allora a queste signore che ci hanno offerto, che si chiamano Donatella e Laura. Ma soprattutto lei si è fermato qui perché ha visto le immagini storiche del paese Rossi. No, beh, io qualche volta ero venuto a mangiare quando era al ristorante mm. questo posto e si mangiava molto bene. Poi ci hanno detto che il gelato è ottimo e quindi ci siamo fermati anche perché non è proprio semplice trovare una gelateria artigianale lungo una strada in questo periodo non è ancora tanto... Non si capisce praticato. perché quello che mangia devo essere sempre io? Ma si capisce perché si capisce benissimo dalle immagini a casa. Allora lei vada, io rimango con le signore a raccontare i segreti che possiamo Io vado, io tanto vado gelato. a lavorare, mm. se tanto lei fa finta, eh? Arrivederci. Ci, ci vediamo dopo. Il gusto della casa oltre a quelli provati? Eh, beh, eh la crema è. Nostro, must, sì, eh, la domanda è: in un paese come Tiglietto, come si svalica l'inverno eh, visto e considerato che qui ci sarà la villeggiatura estiva, ovviamente da qui a qualche settimana? Ma l'inverno, come ci siete arrivati a fine aprile? È abbastanza duro. L'inverno, il gelato, per chi lo fa? Il gelato, il gelato eh, per due o tre mesi, non lo facciamo. Eh, sì, prendiamo il periodo esatto di questo di, da, da marzo, diciamo quando cominciano le temperature un po' più miti, però visto che adesso diciamo si riprende si, si, si aspetta Pasqua si aspetta il ponte del 25 perciò si, si aspettano i villeggianti ecco, ecco, ecco. per fortuna hanno ripreso quando Viaggio in Liguria è arrivato e quando qua fervono i lavori anche degli operai se gli operai volessero un gelato ce n'è per tutti grazie signore e mi dispiace per Sergio Rossi andiamo Vede che l'ho raggiunta, Sergio Rossi, non a cavallo, ma l'ho raggiunta lasciando il gelato. Sì, ma adesso mi lasci concentrare perché devo capire questo metodo, come funziona. Quale che... metodo? Quello di parlare ai cavalli, di spiegargli la vita in un modo diverso, senza allora, violenza. Ricapitoliamo, il gelato è finito, era buonissimo e squisito. Il cucinoso è arrivato prima di me in questo paradiso e ha incontrato la padrona di casa che si chiama... Giulia, Ma della soprattutto, Fattoria del Bosco. Fattoria del Bosco, dove siamo per la precisione? Siamo a Tiglieto in provincia di Genova, nel territorio del parco del Begua. Ma soprattutto il padrone di casa, ancora prima di lei, si chiama? Lei. Anais? <ride> <ride> sono rimasto un attimo. <ride> la signorina Anais, che oggi è particolarmente socievole Perché <ride> e ne approfittiamo. È una cavalla selvatica. È una cavalla che è qui da due anni Ciao. e aveva molti problemi comportamentali, di fiducia con le persone. E poi c'è stato questo metodo che citavate, lei è il cucinosofo, che si chiama? E ho iniziato a studiare il metodo Parelli, che è uno dei tanti metodi che ci sono di equitazione naturale e ho ottenuto dei buonissimi risultati, anche soddisfacenti dal punto di vista mio personale. Di equitazione naturale per... significa? L'equitazione naturale significa stravolgere un pochettino l'idea che c'è stata fino adesso di equitazione, dove i cavalli erano in qualche modo obbligati o costretti senza usare anche particolari violenze, però comunque ubbidivano per, se non per paura, anche un po' per timore. Invece con questo metodo si impara a usare il loro linguaggio e vediamo, veniamo con l'obiettivo di essere visti come dei leader da loro, un po' come il capobranco, ma come degli amici, cioè loro scelgono di stare con noi. Questa era una cavalla che era impossibile da prendere, ci ho messo un anno per riuscire a metterla da capezza, siamo qua. Adesso invece, come vedete, un po' perché sa che ho eh, le mele nelle tasche, ma <ride> un po' perché si è consolidato sicuramente il rapporto di fiducia. È diventata una delle migliori amiche della titolare. Qui Sergio Rossi Ciao. in questa fattoria didattica per raccontare un polmone verde nel verde con appunto la padrona di casa su cui abbiamo scherzato, ma non troppo, ma anche capre, asini e il resto di una fattoria dove evidentemente i problemi quotidiani si dimenticano. Eh, diciamo di sì perché è bello dirlo in televisione, mandiamo questa immagine. In realtà poi così. il lavoro è lavoro quindi. Bravo, bravo. A che ora suona la sveglia? Dipende dalle stagioni, eh, che non ci si ferma mai. A favore di telecamera pretende un primo piano che l'operatore Massimo Fornaser gli concede e non può fare diverso. Ma soprattutto è il colpo d'occhio che cattura con eh, questo prato, con eh, questo ambiente, eh, fattoria didattica in primis, eh, agriturismo e quant'altro, però davvero verde nel verde. Eh, beh, sì, i posti sono veramente molto belli, poi chiaramente quando c'è eh, un'azienda agricola sono anche ben tenuti, soprattutto se si fa ristorazione perché comunque la gente non mangia solo, la gente si mangia anche questa roba qua attorno, nel senso che mangia. Mangia la bellezza, mangia il panorama, mangia lo star bene. Oggi non hai più bisogno di mangiare solo, hai bisogno di star bene. Quindi, ti guardi attorno e devi vedere un bel ambiente pulito, sereno, dove gli animali stanno bene e dove tu, quindi, cerchi anche di mangiare bene, però, ti porti a casa un bel ricordo. Facilità d'accesso per arrivare qui anche con l'auto e poi si può camminare, ma soprattutto eh, c'è una filosofia di vita che ha ispirato questo progetto per la titolare, un qualcosa nato più di vent'anni fa come fuga dalla città. Sì, e anche come mettere insieme tutto quello che ho fatto nella vita fino adesso, cioè raggruppare l'amore per gli animali, l'amore per la campagna e il buon cibo, facilitare le relazioni. Dei progetti che ci stanno particolarmente a cuore in questo periodo sono appunto legati al benessere. Vorremmo organizzare degli eventi, il primo sarà dal 19 al 23 giugno e si chiamerà credo 5 giorni nella gioia e saranno cinque giorni dove faremo attività di vario tipo faremo yoga, mangeremo cibo vegetariano, ci sarà giornata, ogni giornata una particolare cosa a partire dal Reiki all'astrologia, faremo raccolta di erbe spontanee, ci sarà un'immersione di medicina forestale con un'escursione e quindi mi faceva piacere far sapere questa cosa. E un altro progetto che ci sta a cuore è quello di, coi cavalli, di ritornare a proporre qualcosa sia per bambini che per adulti con questo metodo. Non c'è dubbio che siamo stati particolarmente fortunati a trovare questa giornata nella Valle dell'Orba ed dintorni, ma non c'è dubbio che il bello resti bello con qualsiasi meteo e con eh, qualsiasi stagione e sugli asini che abbiamo alle nostre spalle, cosa è il caso di precisare. Gli asinelli stiamo cercando di convincerli sempre col metodo Parelli a portare i bimbi in groppa perché prima facevamo i giri sui pony, poi un napone non ce l'abbiamo più, c'è stato il Covid, sono stati due anni che abbiamo sospeso un po' tutte le attività e adesso vorremmo tornare a farlo con gli asinelli e quindi li stiamo addestrando per, eh, perché collaborino. Un'occasione questa per fornire un'idea di giornata diversa a chi vive la città quotidianamente e evidentemente vicino a casa scoprire un mondo che in tanti abbiamo dimenticato, quello degli animali, quello della natura, quello insomma della pulizia, poi tutto questo si traduce in economia con marmellate, con formaggi, con agriturismo, ma soprattutto tornasse indietro lo farebbe prima questo investimento su se stesse e sulla natura. Oppure non lo rifarebbe più? Ma ogni cosa ha il suo tempo. Lo rifarai sicuramente, i tempi non sempre li decidiamo noi, noi lanciamo il messaggio all'universo e poi l'universo decide con i suoi tempi quando è giusto che si realizzino le cose. Sergio Rossi, siamo a metà puntata di un percorso che ha regalato molte storie umane, come spesso succede a Viaggio in Liguria, che riserverà ancora sorprese. All'insegna appunto dell'umanità, questa storia specifica cosa insegna, seppur nella brevità della conoscenza di alcuni minuti? è difficile dirlo perché intanto le storie hanno sempre due facce una di chi la vive e una di chi la guarda chi la guarda poi torna a casa e quindi va bene, chi la vive ci deve stare dentro quindi bisogna capire le cose secondo come uno le guardi è molto, è, inganna molto l'idea di andare a vedere un posto e di dire ah che bella la vita di quella persona non è sempre così, bisogna provare a starci un po', cioè devi provare a vivere in una fattoria, provare a non guardare l'orologio, provare a capire che loro hanno bisogno di te molto di più di quanto credi e quindi quando l'hai fatto per un po' allora poi le valutazioni le puoi fare. Se no, te ne vieni un giorno qui, ti passi una bella giornata, però non pensare lo potrei fare anch'io, perché ci vuole di più per capirlo. Senta, il metodo Parelli funziona anche sui cucinosofi? Su, dico sugli umani? <ride> è un linguaggio usato per i cavalli, però gli umani possono fare tantissimo lavoro su di loro usando i cavalli, perché i cavalli ti riportano sempre e comunque al momento presente e lavorare sul qui e ora è... Insomma, lei sostiene è tanta... di essere spesso oppresso dal conduttore e dall'operatore? Guardi, possiamo provare con metodo. Allora, le, le oppressioni del conduttore si concludono come lo faccio avvicinare a un cane, a un cavallo, eccetera, perché lei si rigidisce Quindi, io basta che cerco un cane, dico vieni un po' qua. Lui mi guarda e mi dice siamo simili, quindi è amico, e di conseguenza la, la metto subito tranquillo. Non, non ci sono questi cose. c'è molto da imparare. Vabbè, eh, lo abbiamo capito con le api, ma lo capiamo sempre. Eh. Non solo in questa puntata non, 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 non importa, importa quanto ti interessa capire. Se ti interessa capire, impari tanto. Se semplicemente, come prima dicevo, vieni qua, te li guardi, sono belli, te ne vai e finisce lì. Qual è il commento più bello che ha fatto un bambino che arriva qua? Tra i tanti? Ci fanno un sacco di disegni meravigliosi con deplian, con scritte: tipo venite a vivere un'esperienza meravigliosa, non ve ne pentirete. Sono molto entusiasti, sì. E poi c'è il lavoro quotidiano, ovviamente. Signora, grazie per questa grazie esperienza. Adesso insomma, il gelato è dimenticato. Pensiamo i ai ravioli. I ravioli, i formaggi sono stati <ride> buonissimi. Qui ho fatto il percorso inverso, prima il dolce <ride> e poi il salato. Va bene così, Sergio Rossi. Eh, non lo so, ma non lo so, perché per, conoscendola passando di nuovo dalla gelateria, lei sarebbe capace anche di bissare. State con noi perché il viaggio è soltanto a metà. Caro Sergio Rossi, anche questo è Viaggio in Liguria. Tutto bene lì dietro, sì? Beh, benissimo, ottimamente? Comodo, Comodo, guardi, comodissimo anche perché è tutto il sedile per me, quindi. Se mi pare insieme, ma soprattutto, su che macchina siamo? Siamo su una 1100 Derby Bertone del 48, anche lei del 48? No, io dieci <ride> anni dopo, però non valgo così tanto. Senta Rossi, questo viaggio a Tigliete d'Intorni ci permette di conoscere gente come colui che ci dà l'opportunità di vedere un grandissimo patrimonio di manualità, di passione e di cos'altro Rossi? Eh, manualità, passione e follia. <ride> ma io gliel'ho già detto fuori onda, gliel'ho detto con simpatia perché lo ribadisco, non offendo nessuno, non mi sono mai permesso. Tuttavia, se non sono disturbati questi qui che come me, d'altronde onde, eh, non è che ci sia tanto da dire. Eh. Ermanno africano, Buongiorno. un amico, un manifesto di questo entroterra, un collezionista di auto come quelle che stiamo vedendo con Massimo Fornasier ma soprattutto un appassionato del territorio. Perché tutto questo va a braccetto con la passione per i film, per la scenografia, per portare al mondo il vostro territorio. Sì, è vero, è vero. Io sono partito restaurando, raccogliendo oggetti antichi che revocano il nostro passato in valle. Poi di lì ho cominciato qualche piccolo restauro, di lì ho iniziato qualche restauro proprio più importante. Tutta sta roba restaurata comunque viene poi in aiuto ai nostri progetti filmici che portiamo avanti in questi anni gente di commercio di professione, con questi disturbi direbbe il cucinosofo nel resto della vita, originario di Varazze. Tra... No, 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 originario di qua. Ah. Ho abitato a Varazze e abito tuttora a, a Sprazi, a Varazze, ma sono di qua. Sentito quelli di Tiglieto come ci tengono le origini. Eh? Beh, ma sono come que eh. quelli di Montoggio, come quelli di Mugnano. Poi se non mi, mi riprendono, eh, quelli del mio paese, chiaramente. Ah, hai fatto benissimo a ricordarlo, ma soprattutto la gente si sta chiedendo da casa, ma di che film parlate? Parliamo di almeno quattro film che abbiamo portato avanti in questi anni. Parliamo del primo che si intitola Vite incrociate. Poi abbiamo fatto Il segreto della pedona, poi abbiamo fatto un remake di un vecchio film di Totò e Fabrizi, che era i Tartassati. E adesso abbiamo fatto Sulla strada del Turchino, che è un documentario. Il filo conduttore è il territorio. È Il territorio, certamente, sì, sì. Perché questa passione? ma così nata in me e poi comunque è un modo come un altro per coinvolgere la gente in valle perché in questi film ognuno ha una parte che può partecipare, che può essere dei nostri, è una produzione economica si dice né se ne dà né se ne toglie per cui insomma chi viene viene a titolo gratuito però alla fine abbiamo la grande soddisfazione di aver fatto tutti assieme in maniera corale qualcosa di simpatico per la valle. Portando in giro questi paesi abbiamo visto Sergio Rossi per esempio ora poi torniamo a parlare delle vetture incredibili però un van... Tutto dedicato all'abbigliamento, per esempio. Beh, ma eh, d'altronde lui la, mi pare che l'abbia detto chiaro che tutta questa operazione sua alla fine è maturata eh, diciamo con l'indirizzo di essere al servizio di questo discorso dei film e quindi chiaramente nei film eh, sì ci sono le possono essere automobili e tutto ma soprattutto ci sono le persone e le persone naturalmente devono essere adeguatamente vestite secondo l'inquadramento storico che è dato al film e quindi eh, poi quando eh, ci spiegava quando vengono a sapere che a me servono i vestiti di un certo tipo la gente quando li ha poi mi chiama mi dice guarda ho dei vestiti Infatti abbiamo visto che ha una collezione notevole di, di vestiti, di, di abbigliamento in generale. Ci sono i dettagli a fare la differenza. Esempio, questi, come si chiamano in italiano? No, noi eravamo calamite. Ma sì, Santini, io quando vado nei, nei, nei vari... Santuari, bravo, non mi Quando vado nei vari santuari vado a curiosare se ne trovo o comunque anche nei mercatini. Si riesce ancora a trovare qualcosa. È suono dell'auto, ci sta bene, insomma, calza a modo. Torniamo invece a raccontare Ermanno e il suo mondo: un mondo incredibile, una stanza anche per i giochi. Poi abbiamo visto il jukebox. Prima ancora di arrivare alle macchine, una passione nella passione. Sì, ecco, mi dai proprio spunto col jukebox. Quel jukebox lì è stato autocostruito. Dal nulla non, non, non esisteva, avevo solo che un piatto disco. Nessuno mi poteva prestare un jukebox, anche perché sono tutti gelosi dei loro jukebox devono essere tutti a livello per cui guai a toccarli. Bon, mi ho girato i 5 minuti me lo sono costruito. Ho preso un po' di roba di qua e di là perché io soprattutto punto su roba di riciclo perché. Per contenere i costi, per fare un'operazione del genere, insomma, ce ne vogliono dei soldi. Per cui il riciclo è. Scusi, eh, so. da, scusi, prima. ma come hai detto, dove finiscono gli altri, comincio io. Sì, certo. <ride> ecco, moto, questo è un motto che dovete moto tenere presente. Dove, dove finiscono gli altri, ricomincio io. <ride> nel bene o nel male, eh? non sempre mi vengono bene le cose. Eh. E arriviamo così allo spazio motoristico. Ancora prima delle quattro ruote, ruote, ci sono le due ruote. Sì, abbiamo anche un po' di due ruote, anche quelle prese, sempre in situazioni abbastanza penose, eh, tanta buona volontà. E poi il valore aggiunto è sempre questo: è sempre questo, buona volontà e le mani che si muovono. E tempo, tempo dedicato a, a go go. Non è proprio così, perché il, il movimento è questo. Se le mani puoi anche avere le buone ma le Beh, mani sì, sono devi... guidate dal cervello. Beh, insomma, Ci vuole la testa. L'interruttore devi accenderlo. Eh, eh la testa, <ride> la testa. Poi ci sono le graziella senza motore, per esempio. Eh sì, sì. Poi lì di cosa nasce cosa: chi ci dà la bicicletta, chi ci dà la moto, chi ci dà un altro oggetto. Summentazioni sono... per parrucchieri vinta, anche quelle sono arrivate. Eh, se ci pensa, in effetti, se uno ha l'ambizione di fare un film e fare cercare un minimo di stare attento ai dettagli. Ce ne vogliono tante robe, eh. sì. cioè eh, andare ah. anche a affittarle sarebbe un costo assolutamente insostenibile. Infatti, infatti. Ma a volte creo le scene, perché io faccio parte anche della sceneggiatura nei film, a volte creo le scene in base alla roba che ho in casa e <ride> mi organizzo così, eh. creo Questo la è... scena di, una, di, di necessità fatta a virtù, chiaramente. Queste vetture sono funzionanti, sia queste tre presenti, quelle che abbiamo di fronte, quelle eh, dietro di noi. Qual è quella del cuore? Beh, in genere succede un po' come per tutti coloro che fanno opere loro, forse è l'ultima che si è fatta, in questo caso l'opera del cuore in questo momento è questa, è l'ultima che ho fatto, ci cioè ho perso un anno e mezzo di lavoro, mille grattacapi, è ancora da finire, ancora dei dettagli da curare, E in genere è così, l'auto del cuore è l'ultima che si è fatta. In garage poi c'è una Giulia incredibile. In garage c'è una Giulia importante. Solo. Sì, insomma, un po' di robetta c'è vedendo nelle immagini ma che mondo c'è dietro a quello che stiamo vedendo c'è il mondo del collezionista del mercatino ehm, eh, cioè, cosa non sappiamo c'è un grande mondo dietro veramente da, da, da vivere a tanta, tantissima gente quando sento dire che danno i divieti che queste macchine non potranno più, più circolare liberamente e già in parte lo è così Insomma, bisogna, noi diciamo andateci cauti con queste normative perché comunque dietro, al di là della passione e del giro di noi appassionati, importante, c'è un giro che dà da vivere a tante famiglie in questo mondo qua. Giardinetta Viotti, leggo lì, che mezzo è quello? Questo è un mezzo nato subito nell'immediato dopoguerra, eh, il signor Viotti Vitorino andò in America, vide le macchine le cosiddette Woody che in America li facevano più che altro per sfizio avere quelle modanature in legno. E in Italia avevamo il problema serio, finita la guerra, che non c'era più di ferro. Per cui lui disse: si inventò questa macchina che, in buona parte, per tre quarti di legno, perché il legno comunque le foreste esistevano ancora in Italia, chiaramente, finita la guerra. Quindi, non c'era di ferro, fece una macchina per tre quarti di legno. Fu, fu un grande successo, fu il suo successo. La Fiat poi mutuò il nome in giardinetta, anche la sua. Però vi devo rileva, eh, rivelare. Che al signore dietro, la macchina che più ha incuriosito e ha fatto innamorare è quella con le botti di vino. Ma no, eh, sono, sono quei pick up, quei vecchi <ride> pick up che per me sono una meraviglia. A me, io quello lì, l'unico che, siccome non sono appassionato di ste cose, anche se vedo le vedo tutte bellissime, dovessi scegliere, prendo uno di quelli lì. Eh. Sì, i pick up nascevano anche lì, erano normative diverse. Quando una macchina era esausta, quella lì era una Fiat 514 berlina. Quando le macchine erano esauste, erano stanche, ormai vecchiette, li trasformavano in camioncini. Glielo omologavano così e la loro vita ricominciava come camioncino. Quello lì in particolare ha vissuto tutta la sua vita a Chamonix. Bisognerebbe concentrarsi una a una su tutti gli esemplari, su tutte le macchine presenti, una parola però su quella all'estrema sinistra. Sì, quella lì è una macchina anche lei che arriva dal dopoguerra, è stata fatta con i soldi del piano Marshall, è stata sovvenzionata la Fiat eh, e la Fiat e eh, l'America gli disse ti diamo i soldi però fai una macchina con gli stilemi che possa piacere anche agli americani e in effetti la vedete, sembra un po' la macchina di Happy Days, se andiamo a vedere, no? Poi in realtà per l'America era piccola, per l'Italia era un po' troppo grossa nella fase del dopoguerra. Di quel modello lì in particolare se ne fecero solo 1070, quindi esistenti sono veramente ormai poche. È il bello del collezionismo, avere i mezzi particolari. La chiusura di Sergio Rossi, ancora una volta, certo le macchine, certo le collezioni, certo la stanza dei giochi, le moto, le vespe e quant'altro, ma come lei spesso ripete cucinosofo, le persone. Eh, ma sono sempre le persone, perché gli oggetti vanno e vengono, ci può essere speculazione, commercio, tutto quello che vuoi, ma la, la passione fa la differenza, qui non, non c'è niente di tutto quello, c'è la passione peraltro che è una passione eh, eh, espressa poi per un'altra passione, nel senso che alla fine tutta la passione che metti nel raccogliere e quella del raccogliere in generale non è una passione, no, è una malattia. Assolutamente, ah, è, un è, instauro, è eh. una malattia perché, eh, cioè, io se vedo una roba dal bidone della rumenta. Mi fermo a guardarla e qualche volta anni fa dicevo ai miei amici: se mi vedete il sabato sera vicino a un bidone, fate finta di non conoscermi, non salutatemi. Però io se vedo una cornice mi fermo e la guardo come ti capisco. Eh, vede? Quindi... <ride> e poi questa passione lui l'ha riversata anche sul discorso dei film. Perché effettivamente se lei ci pensa perché collezionare tanti oggetti diversi? Perché ti, poi ti servono. Chi ne volesse sapere di più sui film di Ermanno lo trova eh, nei dintorni di Tiglieto, ma. Un'ulteriore parola va spesa sull'ultimo lavoro, quello sulla strada del Turchino, che di fatto conduce in qualche modo da Genova, da Voltri, a questi posti. Certo, Allora, chi mi vuole trovare, mi trova su internet, mi trova venendomi a trovare a o mi trova anche sui social, sia su Instagram che su, su Su come, Facebook. cercando come. Ermanno Affer, è l'anagramma di Ermanno Africano. Afer. Quest'ultimo lavoro in un minuto? Quest'ultimo lavoro ci ha dato un sacco di soddisfazioni, reduci di altri lavori che erano romanzi, quindi con una platea anche di partecipanti più importante. Parliamo che ogni film comunque abbiamo portato dentro 250 persone. Quindi, chiaro che il ritorno era altrettanto eh, importante in funzione anche di quello. Quest'altro che invece era una cosa un po' più tra virgolette di nicchia, ci ha portato veramente tante soddisfazioni. È un documentario, però ha avuto più di 30 proiezioni pubbliche, abbiamo venduto un sacco di DVD, è un lavoro che sta funzionando. Avrà ancora un suo futuro, qualche altra proiezione, adesso ci stiamo organizzando per il periodo estivo. Ermanno, grazie davvero grazie. per questo spaccato inconsueto, come spesso succede quando si va attraverso l'entroterra di Liguria. Film che mettono al centro i nostri paesi questo territorio incantevole. Il viaggio continua. Il percorso tra Tigliete e dintorni ci porta a vedere quello che il sottoscritto mai aveva visto in vita sua. Beh no, così organizzato così no. Che in questo modo no un maglificio artigianale un maglificio che va indietro nel tempo con dei macchinari tuttora funzionanti e un'attività tuttora funzionante il merito è del titolare che si chiama buongiorno Pierluigi Pierluigi va avanti come storia di famiglia da diversi decenni oggi dice mi sono adattato ai tempi moderni lavoro soprattutto pensando ai bambini e a capi per loro ma in modo particolare che macchine sono quelle che abbiamo visto all'opera? Allora queste qua sono macchine rettilinee, eh, sono di varie finezze per secondo la grossezza di filato, secondo il tipo di mh, lavorazione che si vuole fare eh, sono macchine ovviamente a mano vabbè, alcune sono motorizzate per eh, quando si fa dei teli diritti eh, però sono macchine che hanno proprio bisogno dell'intervento dell'uomo ecco, o della donna normalmente è un lavoro da donna, io lo faccio ma vabbè perché ci sono nato e... fare imprese un piccolo comune come Tiglietto, questo tipo di impresa cosa significa? Quali pro e quali contro? Beh, senz'altro è un'attività un, un che è, non è inquinante, è un'attività diciamo, che dà un certo valore anche alla zona perché è un, tutto un prodotto artigianale, un prodotto fatto a mano, un prodotto che in questi anni si sta di nuovo rivalutando perché la gente incomincia di nuovo ad apprezzare proprio il tipo di lavorazione artigiana, le finiture, il tipo di filato. Che tipo di filati lavorate? Come filati noi andiamo nei pensi estivi per il cotone, eh, poi partiamo al merino, di pura lana ovviamente, eh, poi a un misto cashmere e il cashmere puro. Nel frattempo stiamo vedendo le immagini di funzionamento a beneficio della nostra comprensione della vostra comprensione Sergio Rossi. Più volte abbiamo raccontato nell'Appennino eh, viene in mente la Valestura, ma anche per esempio Savignone la storia dei cotonifici che hanno caratterizzato eh, la nostra regione. Certamente scrigni come questi sono meno frequenti. Sì, sono meno frequenti, salvo in alcune zone particolari dove si sono conservate delle manifatture di altro tipo, ma legate sempre diciamo in qualche modo ai tessuti, come nelle zone di Lorsica, Zoagli, eccetera, da noi. Però questa, questa cosa è una cosa molto, molto bella e interessante, soprattutto perché è un'attività storica e dimostra che a volte poter fare un'attività così artigianale dove c'è tantissimo lavoro, io non avevo idea di quanto lavoro ci fosse per fare una maglia, eh, quantunque, anzi forse anche di più, perché una maglietta piccola da bambino, come quelle che abbiamo visto lavorare, forse nel piccolo il lavoro diventa ancora più difficile. Pia Luigi, da dove si inizia? Si inizia dal filo, eh, da quello che voi vedete avete visto, il rock, si passa al bobinatore che eh, diciamo paraffina, unge un po' la lana per eh, agevolare l'immagliatura, poi si passa a queste macchine qua che testano proprio il telo, magari vi posso far vedere questa è una maglia diciamo che sono pezzi che sono scesi da questa macchina che poi vengono montati su quella macchina circolare vengono uniti cuciti vengono rifiniti a mano eh, poi ovviamente si attacca al bottone se ha bisogno del bottone l'etichetta la composizione e si passa alla parte finale che è la stiratura e la piegatura per poi poterli consegnare ai clienti perché comunque la stiratura bisogna metterla in conto beh diciamo che è sempre stato detto che il ferro è il ruffiano del sarto quindi il, diciamo che col ferro Rossi sistema tutto Abbiamo visto dei prototipi rosa, eh, celesti, le nonne sono già pronte lì Mio un po' che bello, Sergio Rossi Quanto tempo è necessario per arrivare a un prodotto Se, finito di quel dipende tipo? Dipende dal, dal modello, eh, ci sono modelli più semplici e modelli Quelli più che abbiamo dietro le spalle per esempio? Diciamo che circa partendo dal filato al capo così piegato Un paio di ore di lavoro per una maglia da bambino ci vogliono Ora Sergio Rossi, Pierluigi dice e non sarebbe qua, è di tutta evidenza: il mercato c'è, il mercato recepisce il nostro lavoro soprattutto per eh, bambini. Ma si pone il tema di tutte le settimane: quello che affrontiamo normalmente nella ristorazione, la mano d'opera, il ricambio generazionale. Questo è un grosso problema, infatti noi stiamo proprio patendo quello, nel senso che io ormai ho un'età che mi sto avvicinando a, a piantarla lì e il mio sogno sarebbe quello di trovare una persona, una ragazza, un ragazzo, una coppia che fosse appassionata a questo lavoro. Ecco, questo sarebbe un bellissimo sogno perché mi dispiace dopo che averla ereditata dai miei genitori e doverla purtroppo scemare, ecco. E Sergio Rossi, a lei le considerazioni? Intanto è bello dire e sottolineare che rispetto ai decenni passati qui c'è stata la capacità di Pierluigi, della moglie, di adattarsi anche a un ambiente familiare. Qui praticamente siamo nell'ambiente di casa. Beh, anche perché loro ci raccontavano che anni fa erano una ventina di persone a lavorare in un'altra sede, quindi chiaramente si sono ridotte e anche il fatto di esserci in mercato. Il mercato c'è nella misura in cui tu non fai 2.000 maglie al giorno, perché facendo un lavoro artigianale fai poche maglie fatte bene e quindi eh, attingi a un mercato che è comunque un mercato che si potrebbe dire di nicchia, perché se tu facessi 2.000-3.000 maglie al giorno probabilmente qualche difficoltà l'avresti perché ti dovresti confrontare con delle attività che hanno un peso differente, hanno delle capacità pro produttive differenti, per diventare poi una questione anche di costi. Io penso che un maglino così, curato eccetera nel dettaglio non sia come una roba cinese ecco insomma tanto più per... ecco diciamo proprio che è questa la cosa perché abbiamo avuto un diciamo un decennio buono dove eh, questa mania della cineseria, ossia questo uso e getta aveva preso campo. Adesso fortunatamente c'è proprio un ritorno alle lavorazioni artigiane, alle lavorazioni più curate, alle cose così. Le dico: noi purtroppo: le dico, sì, abbiamo ridotto il nostro numero di clienti proprio perché ormai, con l'età eh, diciamo, ce la prendiamo un po' più soft. Però ci sarebbe anche la possibilità di ampliare il lavoro perché le richieste ci sono. Ecco. Le richieste ci sono, ma Due domande. Chi te lo insegna questo mestiere? Se non Pierluigi, prima domanda. Seconda domanda: Qual è il profilo giusto per giovani che eventualmente ascoltassero questa trasmissione in diretta, in replica, piuttosto che eh, attraverso il web? Beh, come tutti i lavori artigianali, prima di tutto ci vuole la passione, ossia il lavoro ti deve piacere perché è un lavoro manuale, è un lavoro di concetto, è un lavoro che ci devi mettere la testa, ecco, nel senso ovviamente poi devi essere anche un po' creativo, perché per creare nuovi modelli, per diciamo abbinare i colori, queste cose qua, non è una cosa molto complicata, ci vuole un po' di pazienza, non è che si impara dalla sera alla mattina, ma come tutti i lavori artigianali, ecco. Da cosa è rimasto più folgorato Sergio Rossi al di là della tecnologia, di macchinari magari datati in taluni casi ma sempre altamente professionali e al di là insomma, della rivendita in mezzo al legno che certamente lei avrà notato? Ma guardi, io più che altro ho visto i, i dettagli perché poi eh, al di là delle lavorazioni, quando questa macchina fa il telo dritto, come dice il Signore non è che ci sia tanto da lo fa e va bene, però quando guardi come mettono assieme i vari pezzi, quello è un pochino più eh, diciamo complicato, anche perché sì, ci sono delle macchine che lo fanno, ma non è che uno qualunque può mettersi lì attaccata alla macchina, la macchina fa in base di come tu imposti le cose, quindi eh, lì è veramente io non avevo mai visto mettere assieme, diciamo, le parti di una comporre le parti di queste piccole maglie, poi Così piccole sono anche simpatiche da vedere. Sì, no, eh, senz'altro adesso ho, vi ho fatto vedere una cosa molto veloce, tanto per eh, far capire come si cuce, come si cosa. Eh, la macchina qua eh, si sì, fa il telo diritto, però poi quando arrivi al punto dello scavo, diciamo del giro manica, devi fare le calature, devi scalare il collo, tutte queste, queste cose che magari mh, poi nella maglia si notano, sono quelle che fanno la differenza dalla grande produzione che è tagliata e cucita. Eh, che ecco, se diciamo... poi il dettaglio qual è per loro? è che loro non possono trascurare i dettagli, nel senso che non te lo puoi permettere, perché o fai l'artigiano o fai quello che fai i mucchi, e se fai l'artigiano, per, per distinguerti, non puoi... Perché io, magari io e lei, il dettaglio non lo notiamo, ma uno che poi vende o uno bravo che compra, eh, il dettaglio lo vuol notare, vuol vedere, poterlo anche esibire e dire vedi com'è la rifinitura. Quindi. Ecco, a proposito di dettaglio e di vendita artigianale, eh, al di là della, del punto vendita che abbiamo citato davanti a noi molto carino e molto elegante. Voi fate un po' come quelli delle marmellate o è diverso? Una volta che c'è il prodotto fate il giro della città e andate dal singolo punto vendita? Normalmente diciamo, ormai siamo abituati con i nostri clienti dove loro ci danno delle idee, degli spunti, dicono non so, mi servirebbe una giacchina in questo centro. Allora noi poi magari, si studia il modello, si presenta, se piace, ovviamente poi ti dicono bene di questo me ne farà magari quattro. Avete delle rivendite nei capoluoghi. Poi a volte può capitare invece, qua dato che qua è un posto di villeggiatura molto apprezzato, che invece venga il privato che magari ha dei problemi a trovare la maglia su misura perché è un po' fuori misura e cosa. E allora noi, magari con calma, poi riusciamo anche a fargliela eh? come sempre. Queste occasioni sono la cartolina per guardarsi intorno. Sergio Rossi, siamo rimasti incantati non solo dalle maglie, ma anche dalla roccia qui davanti. Sì, <ride> sì, è bellissima. roccia stradina. Che roccia è questa? Questa qua, allora quella grande è la roccia di Perodun, che è un po'. Il simbolo del paese di San Pietro e questa è vabbè, la roccetta piccola dove i bambini, dato mio figlio appassionato di arrampicare, ha messo le cose. Poi d'estate vengono i bambini a fare piccole palestre di roccia. Suo figlio ha scelto un'altra strada, suo nipote che sgambetta qui in mezzo alle macchine, chissà, magari può avere un futuro, ma lei dice eh, i tempi non collimano. Anni. <ride> ci volevano troppi anni, non so se riesco ad aspettare così tanti anni per passargli le chiavi del laboratorio. E nel frattempo allora qual è l'appello? L'appello, se qualcuno è intenzionato, ha piacere di imparare questo lavoro e di continuarlo, noi siamo qua che lo aspettiamo. Eh, eh, forse... Si ferma lei? No, io no, <ride> sono vecchio e non sarei capace neanche di mettere il filo a questa. Beh, roba. E quindi, però, mh, ci sono da mettere insieme un po' di cose perché poi c'è la qualità della vita, la possibilità che questo lavoro non devi andarlo a fare necessariamente nel centro di una città, ma lo puoi fare anche in un posto così. Quindi, ci devi mettere tutto assieme. Quindi, un giovane che ha quegli orientamenti, una giovane che ha quegli orientamenti, secondo me, un pensiero potrebbe farcelo anche perché. Comunque non puoi farlo senza fare un tentativo. Cioè, prima fai un tentativo, dopodiché, se il tentativo si consolida, allora. Probabilmente Senso, vai professionalità, andare. manualità, passione, con la prima visione. Ma la passione non puoi averla prima. E soprattutto anche come ha detto lei, dire si vive sì, è vero, siamo un po' fuori, non siamo centrati in una città, siamo decentrati, questo è un lavoro che tutto sommato non ha bisogno di una... Guarda di il cartellino. Esatto, e soprattutto io vorrei dire questo, che qua, in questa zona, si ci vive veramente bene. Io sono nato a Genova, mi sono trasferito, che avevo 18 anni, con i miei genitori che avevano già questa attività, e vi posso dire che... A Genova io non ci ritornerei, è la mia città, tutte le volte che entro dico è una gran bella città, però tante volte i villeggianti ma Piero come fate a vivere su di qua? No, dico come fate voi a vivere giù di là? Perché eh, noi beh. quasi ci vive veramente bene. Non abbiamo dubbi, grazie e complimenti, il nostro viaggio continua. In una puntata non normale all'interno di una falegnameria, non normale, perché Sergio Rossi in questi posti, in questi paesi c'è ovviamente l'economia del legno e poi c'è la manualità espressa da chi ha aperto le porte di questo scrigno, che si chiama... Marco Caso. La falegnameria invece si chiama... La Margherita. Il nostro racconto Rossi inizia dal piano rialzato di questo locale, alle sue spalle ma anche alle mie spalle, la storia del mestiere. Eh beh sì, qui ce ne sono di cose legate alla falegnameria anche in tempi diversi, nel senso ci sono cose manuali e qualcosina anche di elettrico, di quelle robe grosse che c'erano 40 anni fa. Intanto come a raccontare gli albori di quest'arte, perché di arte si tratta, per esempio in questa parete cosa c'è? Beh, diciamo che c'è, come hai detto te, la storia della farinimeria da, dal passato al... Primo presente, c'è un po' di tutto. No? Ci sono le punte da trapano e, e i trapani che venivano usati manualmente anticamente, una serie di martelli, pinze, tenaglie, attrezzi che servivano per eh, dare, diciamo, eh, le dimensioni sul legno: quindi squadre, quelle false righe. Tutti attrezzi che servivano per tracciare poi gli incastri e queste cose qua. E invece su quel balcone, il bancone del falegname. Invece sul balcone del falegname beh, è tipicamente rappresentata una serie di pialle eh, con cui il falegname poteva fare tutto quello che erano gli incastri, le tenonature, le, le fresature, quello che, che adesso usiamo con una macchina sola di sotto. Oggi questo è solo museo o c'è qualche strumento utile anche al tempo della tecnologia e della modernità? <ride> In teoria sarebbero tutti eh, utilizzabili, però quello che adesso impieghiamo con una macchina di sotto. Eh, con queste macchine qui, no, non c'è nessuno che ce lo possa pagare. Il tempo siamo qui. Sergio Rossi, ovviamente, come sempre, diciamo non per pubblicità, ma per eh, testimoniare arti che tramontano e soprattutto pezzi unici che escono da queste botteghe. Su cui co ci concentreremo, in modo particolare nella parte sottostante. Ma le prime impressioni, i primi pensieri, guardando anche quello che abbiamo alle spalle, finestre non casuali e non comuni? Sì, beh. L'idea è che tanto eh, lei diceva non è una storia normale, Beh, penso che si debba dire che non è normale intanto perché questo signore è un ingegnere, quindi comunque è una persona che ha deciso di prendersi una laurea e poi di venire a lavorare qui assieme a un falegname che poi purtroppo è mancato di cui lui ha rilevato l'attività, che però mh, mi sembra già di per sé una, una scelta singolare. Anche perché se non hai veramente la, la volontà, la passione di imparare un mestiere dopo la laurea, eh, non ti metti a fare una cosa del genere. E quindi è uno studio finalizzato poi a mettere in pratica eh, anche parte dello studio con le mani. La laurea è giù, ma è lì appesa a un muro, perché lui ha detto all'ingegneria meccanica preferisco il legno. Perché questa scelta? Ma guarda, è stata principalmente una scelta di vita, a parte che la falegna Maria ce l'avevo come passione, no? il tipico hobby. È diventato un lavoro, avevo questa passione, l'ho fatta diventare un lavoro, però è stata una volontà soprattutto di voler venire a vivere qua nella Valle perché la Valle ti dà delle opportunità incredibili rispetto alla città. Io di città per 35 anni purtroppo ho dovuto prendere il buono e il cattivo, e a quel punto, quando mi è capitata l'occasione di Trovare una persona che, che poteva insegnarmi il lavoro e che voleva insegnarmi il lavoro per dare continuità a quello che era stata la sua vita. Io ho fatto presto a fare le valigie, a trasferirmi qui, a imparare a fare falegname veramente, non più come hobby e soprattutto a godere di quello che ti dà la valle. Però si diceva di quelle finestre, finestre in castagno che viaggiano per la Liguria e non soltanto dalle Cinque Terre a Pieve di Teco, turisti del nord Europa che investono sulla regione e come ci arrivano qui tra Tiglieto e Urbe a me arrivano solamente diciamo per il passaparola. Casualmente fai un lavoro, cosa ne so, io, per esempio, ad Albenga ho un cugino, ho fatto la cucina a mio cugino ad Albenga in castagno. Mio cugino ha ospitato un, 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 un imprenditore che ha visto il lavoro e mi ha chiamato poi nella vallata. Tu dici, non si pensi male, qui il lavoro io l'ho garantito per un anno e mezzo, non siete venuti qua a fare pubblicità. Sì, esatto, la pubblicità è solamente deleteria perché poi non riuscirei a consegnare il lavoro che mi viene richiesto. E questa è una grossa fortuna in questo momento, e ci sono dei pensieri di voler fare delle cose... Di ampliarmi, di prendere più personale tutto, però poi ne faccio una questione di mia personale di vita, di libertà diverse da quello che è. Allora, prima di andare a vedere le macchine, che insomma dovrà spiegare Sergio Rossi, perché è lui l'uomo tecnico e manuale, le riflessioni davanti a questo museo pubblico o quasi della falegnameria, davanti a queste finestre, davanti a questi ragionamenti soprattutto. Eh, sono difficili le riflessioni, l'unica cosa bella è che noi andiamo spesso raccontando che del, dei servizi dell'entroterra che purtroppo è rapinato perché i servizi sono sempre meno, eccetera. Però come tutte le cose dipende da che punto guardi, da che angolazione le guardi, perché poi sentendo quello che ci diceva eh, il Signore, lui dice io però qua quando ho dieci minuti di tempo libero, esco di casa, pio a bici, vado a camminare, se viene una nevicata vado sull'alta via con gli sci d'alpinismo. Cioè è evidente che le cose vanno vissute più che solo valutate. In questo senso le opportunità dell'entroterra delle dell come qualità della vita sono ancora smisurate, certo. I Servizi servono perché alla fine poi la posta ti ci vuole, la banca ti ci vuole e se sei giovane sei anche un po' pratico. Un po' puoi ovviare con il computer, ma non proprio con tutto. Eh. Fuori di dubbio. Si lavora soprattutto il castagno, mi pare di capire. Qui Sì. il 90% lavoriamo il castagno. Una filiera diciamo e da quelle macchine ai macchinari. Il passo non è brevissimo, ma c'è un macchinario che più di altri rappresenta la tua attività? Eh. Questa domanda. Le tue braccia. Eh, bravo, tue braccia. Rossi direbbe il tuo intelletto. Testa. Le mie mani, eh, tanto è tutto nella testa e nelle mani, poi il resto un attrezzo utile lo trovi sempre. Scendiamo al piano di sotto per fare vedere degli abbeveratoi, voi li chiamate così? Canalette, come le chiamate? Abbeveratoi, canalette, ora in dialetto mi cogliete impreparato. Vossi. Arriviamo. A posto così e questo sarebbe? Questa qui è la sgrigisura. In italiano? In in italiano no, la sgrigisura. L'ha <ride> mai sentita Rossi? Sì, sì, sì. E serviva per? Diciamo che l'uso più comune era per spostare gli animali nelle vallate, mm. farli, se era caccia farli scappare in una certa direzione, se era, se era altro farli ammucchiare. No? E adesso... E perché è qua? È eh, qua perché... Mh, nel paese originale ne esiste solo una, che ce l'ha un signore e che la tiene gelosamente custodita e me l'ha prestata solamente per copiarla in maniera da poterne costruire uno uguale che più o meno faccia lo stesso baccano, perché c'è invece nel paese eh, al venerdì di Pasqua <coughs> un'usanza eh, che si chiama Scurata Giudei dove questi, questi attrezzi venivano usati dai ragazzi per fare baccano. Per diciamo scacciare le brutte cose dal paese, tutto, mm. tutto il paese faceva baccano con queste grigio. Nel frattempo, avrete visto che siamo scesi di piano, siamo in un altro ambiente per parlare di quella roba lì, Sergio Rossi. Eh certo, sì, canalette. canalette. E allora cosa bisogna raccontare? Soprattutto, noi cosa abbiamo visto? Beh, hai visto la lavorazione che ho fatto adesso per, per creare. La sagoma dove poi scorrerà l'acqua e poi può essere che venga utilizzata per una beveratoia per gli animali oppure delle fonti dell'acqua per le persone, magari sull'alta via per convogliare l'acqua in un punto da dove poi poter bere bene. E Parliamo di un legno che è? È praticamente della famiglia dell'olmo e qua lo chiamiamo Arbura. e Viene usato quello perché, intanto, è molto resistente all'acqua e, soprattutto, non rilascia tanini o robe così che. Poi magari potrebbero essere da noi. Cioè Abbiamo danno. visto anche una lavorazione non banale, Sergio Rossi? Beh, no, più che altro è che, appunto, lui quello che ci faceva notare è il prima e il dopo. Il prima con quell'attrezzo lì che non so come si chiami. Qua. Cavou. Ecco, vede, cavou immagino che voglia dire perché cava, quindi fa, crea delle, delle, cune, delle, delle conche, così delle cose concave. E mentre invece ora, visto che macchinari esistono con il controllo numerico eccetera insomma. e torniamo al discorso fatto qualche secondo fa del prima e del dopo, del prima e del dopo esattamente, il prima e il dopo adesso mi hanno chiesto di fare queste due cose qua per un'associazione dell'Alta Val d'Orba eh, che poi le metterà eh, sparpagliate diciamo, nei boschi dove serviranno e prima un vecchio si sarebbe messo lì magari in una settimana e le faceva con questo attrezzo adesso in un paio d'ore sono riuscito a fare praticamente la stessa cosa ottimizzando i tempi e diciamo il risultato è lo stesso. E qui c'è un po' l'essenza della nostra visita che è poi è l'essenza di Viaggio in Liguria di ogni settimana capire le attività storiche e in questo caso lo sono in tutto e per tutto come si inseriscono oggi nel territorio ma soprattutto domandarsi Sergio Rossi quale prospettiva, quale futuro da raccontare anche ai giovani. Eh, qualche istante fa il racconto di quel magnificio che non li trova i giovani, qual è il messaggio che lascia questa storia? Ma intanto io eh, prima del messaggio vorrei chiedergli una cosa, Prego. e cioè eh, quanto eh, ha aiutato il fatto di essere ingegnere meccanico nel tradurre questa cosa in un lavoro manuale? Allora, è una domanda che mi fanno spessissimo. La laurea non è stata messa in una cornice e non viene utilizzata. Qualunque studio uno fa nella propria vita sicuramente se lo ritrova come background e quindi sicuramente lo utilizzerà per ogni cosa che andrà a fare. A me serve tutti i giorni perché comunque una scheda tecnica la so leggere in un modo diverso da, e per dire, il mio vecchio principale che aveva poi magari difficoltà col disegno tecnico. 90 su 100, tutte le spiegazioni spesso sono in inglese, purtroppo anch'io ho grosse difficoltà, però almeno diciamo che il, la terminologia tecnica che ho acquisito all'università mi aiuta in questa cosa qui. Altra cosa che mi ha aiutato tantissimo è la certificazione delle finestre, ora si parla tantissimo di coibentazioni, cose energetiche, sono riuscito a farmela per conto mio sfruttando quello che avevo studiato all'università. E comunque, ripeto, qualunque studio uno va a fare se lo ritrova ed è un banchetto... Cioè. Sergio Rossi, dicevo, cosa raccontare ai giovani, cosa raccontare ai ragazzi? Lui ho detto, se... oh, qui ci sarebbe davvero lavoro per tanti, al momento mi tengo fermo anche per una sorta di eh, prolungamento della mia qualità di vita, però? Eh, però non ce ne sono, però la qualità della vita la devi scegliere te, te la scegli sulla tua pelle. Nel senso che deve essere consona con le tue vocazioni, c'è quello che quando non lavora ha piacere di andarsene al mare, star lì a arrostirsi, c'è quello che ha piacere di correre, di andare in bici, di andare a sciare di guardare fuori dalla finestra del laboratorio e vedere la natura tutti i giorni che cambia e quindi questo fa sì che le differenze si percepiscano. Poi sinceramente quando sei attaccata a una macchina non fa differenza essere qui o essere alle sane, eh, però dieci minuti dopo sì. Eh, eh ma lo so, esatto. ma la vita è quella dei dieci minuti dopo, è quello il bello. Grazie davvero di questa infarinatura, ai giovani tu cosa dici? Ai giovani dico che se avete una passione seguitela e fate di tutto perché diventi il vostro lavoro. Andiamo. E dopo il legno siamo arrivati alla conclusione anche di questa puntata cucinosofo in questo panorama che è quello tipico con cui Tiglieto saluta e ci riporta verso la valestura, verso... Rossiglione e poi Campoligure, Masone fino a Voltri, ripercorrendo quel turchino che abbiamo evocato anche con Ermanno Africano, la nostra guida in questo itinerario. La domanda è quella di ogni settimana e soprattutto di ogni mercoledì sera. Cosa lascia la puntata di Viaggio in Liguria a Tiglietto dintorni? Ma a me sembra di vedere eh, le solite storie um, umane, eh, dove l'inizio e la fine è un po' il Luciano 96 anni di, di forza ancora che lavora il legno, lavora la cesteria eccetera, e il giovane ingegnere falegname che invece lavora con le macchine a controllo numerico e fa falegnameria nonostante siano cose tradizionali. Lì in mezzo ci sta intanto la bellezza oggi un po' perché la giornata è bella e tutto quel che si vuole, ma abbiamo visto veramente un territorio molto bello, curato. E poi abbiamo anche incrociato ancora una volta la qualità della vita, cioè gente che vive qui perché dopo aver vissuto in città dice io ho trovato una qualità della vita eccezionale. Quindi, una volta tanto, cerchiamo di guardare le cose positive che riguardano il nostro entroterra e da lì poi richiedere sempre pretendere che l'entroterra rimanga vivo, non togliendo i servizi perché si vive bene. Ma alcune necessità sono assolutamente sono primarie. Perché ovviamente. Un ritratto, un affresco come quello di Tiglietto, magari oggi senza i manifesti più celebri, quello della Badia, quello delle aziende agricole noti, anche i grandi palcoscenici, certo non possono prescindere, non è retorica da quello che ha appena detto, altrimenti il bello e il bucolico va a farsi benedire. No, la qualità della vita è qualità della vita per l'ambiente, per l'ora, per il tempo, nel senso che il tempo assume un peso e un valore differente. Però chiaramente poi quando ci sono da fare, quando c'è bisogno dei servizi, i servizi devono essere qua. Non devi spostarti di chilometri con autostrade che sono sempre intasate, eccetera. Quindi grazie Cucinosofo, come sempre, grazie al nostro operatore e regista Massimo Furnasiera. Ci vediamo tra sette giorni. Allegri!